Già, credo di aver per sbaglio chiuso OBS. Addio, ma dai, ha fatto solo che casini, sono dannato ciò, eh sì, va là, va là. Che cretino. Raga, scusatemi, io... Vi spiego cosa è successo. The Crew si è chiuso. The Crew si è chiuso, cioè si è bloccato. Poi sono riandato a fare contro al calcio, non funzionava niente, tutta la schermata era bloccatissima. E dove l'unica cosa che vedevo, piccolino, era la lista dei processi attivi. Quindi cosa ho fatto? Ho contato 1, 2, 3, 4 finché non arrivavo al gioco, premendo le freccette, poi premevo cance. Purtroppo ho sbagliato il conteggio e ho premuto quello che c'era sopra, ovvero OBS, e ho chiuso la live. The catch. No, ora perdo i follower. Hai visto che perdo i follower? Mannaggia, mannaggia. Li perdo i follower, dimmi che li perdo. Li perdo. Ma per caso, questi follower li perdo tutti, tutti? Ma domanda. Ho modo, non ho modo, vero, di recuperare tutti i follower che ho perso? Ok, quindi sono nella cacca, di la verità. Senti un po', ma almeno mi vuoi un po' bene? E senti, se vuoi possiamo giocare, giochiamo? Va bene, senti un attimo, una cosa sola, avrei bisogno di un 1000, 2000 euro, me li daresti? Fai pure un cenno, non hai bisogno di dire qualcosa a riguardo. Grazie, possiamo giocare al... pure con te! Questo è i livelli del gatto che prende. Vabbè ragazzi, giochiamo. Che si giochiamo? Aspetta, giochiamo, dove cazzo si va a giocare? Ma che cosa sto succedendo? Non ti sbrano solo perché sei tanto puccioso, ma se non fossi così ti avrei già salutato di in brutto modo. Io no, non ti voglio bene. Ma lui sì! Dove si gioca? Come si gioca? Cosa devo cliccare per giocare? Apri. No, 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 mi sta aprendo cose. Ah, Dio santo. Follower per il prossimo livello, 5000. E poi la partner. Ah, galleria, ho fatto delle foto. Ho fatto delle foto, ragazzi, prima, mentre ancora voi non c'eravate, quindi... Eccola. E dove si gioca qua? Indietro? Eccoci a casa! Mi Oh, piace questo Dio. posto! Possiamo No, a me fa rilassarci, ti puoi schifo. cambiare o puoi modificare il look dei No, non veicoli c'è da cima a bisogno. fondo. Mi Oppure fai... puoi fare quello che fai quando non guidi, ma non saprei. Deve esserci altra roba, questo posto è enorme. Cioè, guardati Non è intorno. vero, è un buco di culo. Ma è un buco di culo, cosa stai dicendo? Andiamo a vedere le moto, le vorrei vedere, ma no, non capisco cosa devo fare. Guida. Andiamo a vedere le moto. Eravamo tante persone, ma non importa, non abbiamo i follower, non possiamo avere follower. Allora... Ma gioco ogni cosa che faccio è un problema, ragazzi! Guardali! No, raga, ammirate. Ammirate la poesia, ammirate. Ammirate quelle due auto lì, non sono giocatori. Non sono giocatori. No, raga, ma di che cosa stiamo parlando? Mi fai vedere la mappa? Non posso vedere la mappa. Come si vede la mappa? Non live map. Che caspita del linguaggio oscurile stai utilizzando? Ho capito, ma che cavolo! È un buco di culo. Da questa posizione zoom indietro. Ah, com'è comoda questa cosa. Grazie, Dav. Allora, le moto. Ma le moto come le, con le off-road, se non mi ricordo male. Off-road. Dov'è qua? Vabbè. Off-road. Rally. Non è questo. Street race. Arobiatics, rally. Senti, facciamo gli aerei e poi vediamo se ci dà qualcosa di off-road. Aerobatics. Facciamolo qua, che siamo verso San Francisco, che vediamo un po' tipo la mappa di GTA.
Google Maps. Sofia è un pilota fenomenale. Ha segnato una marea di record. E questo è uno di quelli. Non sarà il più grande, ma è pur sempre un record. Hai qualcosa a cui puntare? Non abbiamo le moto. Ancora no. Ma le avremo. TVB. Devi comprare le moto, ma ti sblocca i tre. Ah, lo volete il dopo il momento Dav, che così come è contento? Parte a razzo però, dai. Non più. Non parte più a razzo. Parte, ma non parte a razzo. Però le musiche le hanno prese da Far Cry adesso. C'è qualcosa che è troppo riciclo. Ubisoft, meno riciclo. Ti chiederanno di completare una serie di acrobazie. Fallo e te ne chiederanno altre ancora. Ma cosa sono, la vostra meretrice? Ti è per attivare la modalità speciale. Yeah, show pilota! Sì, vola! L'ho attivata? Bassa quota, dai, devo volare a bassa quota. Grazie, Dav. Dobbiamo volare a bassa quota. Devo cercare una bassa quota almeno, se no come guido. Professionista, raga. Oh, si va di loop. Va bene. Sì, no, lo so che devo fare acrobazie, che non le vedevo perché sono scemo. Se facciamo un incidente in loop, muore solo il conducente. Serie finita. Tira fuori i tuoi assi. Tra queste acrobazie potresti avere il tempo per un po' di freestyle. Va bene. I maestri delle acrobazie sono bravi in entrambi i campi. Ah, facciamo un po' di freestyle. Le sai fare queste? Ah, non le sai fare, eh? 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 Bauscia! Ah, no, vai su, me le dice lui. Non è divertente questo se me le dici tu. Vai in su. Sto andando in su. Sto andando in su. Sto andando in su, fra un po' incontriamo Dio. Amico, sto andando in su. Ascolta. Sono... Fammi fare una telefonata. Un minuto rimasto per cosa? Per la mia vita. Ci siamo. Un loop esterno. Aspetta, loop esterno non è questo, immagino. È il contrario. Ok, esterno. Va bene. Gna fa. Allora, torniamo su. Ok, questa fa punti. E adesso il loop esterno. Ok, io la farei così. L'ha fatta? Non l'ho fatta. Ah, sì. Yes. È ben 3 minuti. Probabilmente moriamo prima. Come Icaro. Però. Sì, esatto. Guardate, un po' che andava sulla luna. Il bustino comprende delle parti che puoi usare per potenziare i tuoi mezzi. Senti. E continua così. Senti. Messaggio superliminale. Avete followato il canale di Finzo o dobbiamo prendervi a casa con le manette? No, non l'hanno followato, ma non importa perché il gioco ha detto che se tu hai più follower guadagni più follower. Il gioco insegna a followare. Però il gioco non ha neanche capito che in realtà potrebbe anche evitare di dire queste cose, perché c'è gente che poi gli dà ragione. Sembra che l'abbia scritto la Ferragni, i testi di questo gioco. Comunque, cambiamo robe. Voglio fare un'altra gara. Cosa c'è di bello qua? Abbiamo le strane... questa l'abbiamo fatta. Rally. Però aspetta, c'è la strada... No, dai, guardiamo New York. Guardiamo com'è New York. New York, dai. Raggiungi. Si vola da una parte all'altra, a caso.
Auto classiche piacciono a tutti, no? Ma soprattutto chi non ci vuole fare un giro? Ed è quello che farai tu su un percorso chiuso preparato apposta per noi. Una corsa da sogno. No, il percorso chiuso, no. E vinci. Va bene, voglio vincere, mi fai vincere? Vai al punto di partenza. Allora, vi spiego la tematica di quel... No, era fuori. Porca miseria. La tematica fondamentale di questo gioco è: più guadagni follower, più diventi popolare. Più diventi popolare, più ti chiederanno di diventare popolare. E tra l'altro ha detto una frase interessante: più ti chiederanno follow, più vorranno fare cose con te, più sei famoso. E quindi ha riassunto Twitch. Prendi la prima posizione e non mollarla. No, ma va, tra l'altro. Ma che frase, ma cosa vuol dire? Usciamo dai bagordi. No, però il gioco sembra caruccio. Ovviamente vi sto facendo il gioco scemo. Ci sono live molto più seri di me, che con ciuffi anche particolarmente belli, che sicuramente stanno facendo una live molto interessante. Però però nelle tra... Ma è un bot! Guarda cosa sta facendo il bot! Tutti li ha presi! Tutti! Tutte le ha prese, tutte! Te! 100 punti, no, quasi! No, non si può mettere... come si guarda all'indietro? Con L? Sfrutta tutto questo spazio. Come si guarda all'indietro? No, ma non è vero, non gli sta investendo. Muovono braccia a caso, sembrano i pupazzi scemi lì. Dai, dammi delle chicche interessanti, delle frasi che mi fanno diventare un uomo. Tipo: amico, ehi amico, lo sai che i tuoi follower sono importanti? Regala loro delle emozioni. Fai ancora più follow facendo dei follow. Con del follow. Ah, una clip a sorpresa. No, no, mi sa che no, quella non... Oddio. No, dopo ci guardiamo le clip che sono successe oggi, eh. Quella del moonwalk la dobbiamo vedere. Dopo la guardiamo, frega niente. Ok, si gira. Il beats, sento il beats così non lo leggo. Dai. Lo streamer ricorda che nella realizzazione di questo gameplay sono state amputate un sacco di braccia. D'altronde, ma a chi servono delle braccia? Ok, ah, questi sono i drop. Ottimo. A chi servono delle braccia? A chi ha creato le animazioni in questo di gioco? Altri colori contiene roba ancora più bella. Ah, dobbiamo vedere cosa abbiamo preso, è vero? Cosa abbiamo preso di... Hai completato i tuoi primi eventi. Compra la Gold Edition. Non credo che la comprerò. Ok. Mi sa che è finito. No, no, non voglio comprare. Non compra. Tu lo compra. Non compra. Non voglio avere niente io. No, no, no. Basta. Facciamo robe con la Jeep. Facciamo robe con la Jeep. Scusate se sto sclerando. Non si capisce una sega di questo gioco. Ok. Abbiamo fatto questo. Ora ci manca... dai, facciamo il rally. Lo straniero col bolide. Oh. Quanti luoghi comuni. Ok, raggiungi, intanto vi leggo. Allora, la clip la vediamo dopo. Quelle come hai sbloccato una gara in acqua, ma gare. Mi fa schifo. Ci sono un paio di tappe e devi trovare il percorso migliore. Se tu non compra non avrai follow. Cerca di non perderti. Solo i piloti migliori possono gareggiare, il che la dice lunga su di te. Non ti montare la testa però. Un conto è ricevere l'invito, un altro è sedersi tra i vincitori. Perché? Perché devo sentire questi dialoghi? Cosa dovrebbe farmi capire? Che nella vita vince chi fugge? No, però vedi che aveva comunque lo stesso non senso di tutto ciò che è stato detto fino adesso? Ah, scusa, ok, sto fermo. Vai al punto di partenza. Ma io avevo visto, scusate, io avevo visto nei vari trailer che tu potevi passare da auto a aereo a moto così durante una gara. Le foto ti danno 2000 follow e 15.000 soldi, sti cavoli. Però graficamente eccelso.
Cosa ne pensate graficamente, signore? Praticamente non è male, però non mi sta convincendo a dire oh mio Dio, devo comprarlo. Non so perché. Secondo voi? Oddio, ci sono state cose che ho detto mamma mia, lo compro solo per i tori e per il moonwalk, però... Ah, comunque a breve mi sa che Clip Ignoranti volume 2 esce fuori, che poi non è Clip Ignoranti, è Clip Magico, sono manco io i miei titoli. Ah, fammi vedere un po' l'acqua. Beh, no, l'acqua è GG, l'acqua. L'acqua è GG. L'acqua è GG. Ci sta. Però io non ho capito se abbiamo giocato o no con giocatori veri ancora. E adesso? Si citta. È giusto? Si citta, è giusto. Forse non è una bella cosa passare così in mezzo agli alberi. Bella l'ambientazione, mi piace. No, sono molto varie le zone, devo dire. Molto, troppo varie. Però... c'è, manca la sfida. Se vuoi farcela devi andare. Ha fregato. Non c'è altro. È cambiato doppiatore, ma chi era questo? Ma i doppiatori sbagliati? Cosa... mi ha destabilizzato tantissimo questa cosa. Vabbè, adesso vediamo. No, allora... flopperà probabilmente. E se lo dico vuol dire che allora non flopperà. Ma tanto l'idea che finirà farà la fine del DQ1. Perché l'idea caruccia era, quando l'ho visto, che puoi fare delle gare dove passi da aereo a auto o cose così. Per ora non le abbiamo viste. Mi sbaglierò, ma non mi sembra di averle viste. O usi uno o usi l'altro, non tutte e due. A meno che... ah, aspetta, in free roaming. In free roaming puoi passare da un veicolo all'altro, mi sa. Sì, sì. Ok, forse sì. Proviamo dopo in free roaming, se volete. A vedere se posso passare da auto a aereo senza problemi. Mi sa di sì, comunque. Quanto America? Derapata! Ma è il seguito di Super Seducer? Siamo di nuovo Richard? Non lo so! No, graficamente è caruccio. I giocatori veri ci stanno nella mappa. Occhio che qua devi andare circolando il lago. Ormai l'ho fatto. Poi puoi fare i video della tua acrobazia e vedere i percorsi che fai. No, ma... che si corre. Aspetta che qua c'è lo spot del profumo. Stato, quando sono volato dalla moto, lei di qua, io di là, con due costole rotte. Ah, si usa la moto! Naspi! Sono tornato in sella. Naspi! E ho vinto la gara. La sconfitta non era contemplata, solo. Non lo è mai. Il resto sono solo storielle da raccontare. Preparatevi a un nuovo capitolo della Live Extreme Series. No, non ne ho bisogno. Da subito. Mi ha chiamato la Live. Ci rivogliono. Ti ricordi i tempi della gavetta quando cercavamo in tutti i modi un'occasione? Non mi ricordo, non le abbiamo mai fatte. Ora? Ha aggiunto tanta roba. 34 nuove attività. Cos'è quella corona? Ok, si sbloccano cose, mi piace più o meno. Cioè, nel senso, ci mancherebbe anche altro. Beh, se volessi fare le moto, si è diventato popolare e quindi sblocchiamo altre gare. Ah no, questo è quello youtuber famoso che nessuno si ispira in Italia e non diventano poi famosi. Allora, quindi se io volessi provare a fare le moto... Allora no, proviamo una gara acquatica, dai, diamoli moto, dai, diamoli moto. Queste gare bellissime acquatiche, allora, che gente, adoro. Sto cercando un pilota. Guarda che schifo. Se ve la sapete cavare in acqua... In cielo e al volante, ovviamente, anche se ci arriveremo dopo. Forse avete la stoffa per far parte della mia squadra. Sto cercando di capire se è Chiara, il tempo della gara, la doppiatrice. Mi sembra di lei, sia lei. Se non ce la fate, beh, sicuramente ce la farà qualcun altro. No, non è lei, ci assomiglia, ho capito la chi Alexis è la doppiatrice. Non è lei. Vuole solo i vincitori.
Non ci sono un naspo più un naspo quanto fa? Un naspi. Un naspi? Sì, guarda che schifo, perché guardavo le loro facce, che pietà, chiedevano pietà quelle facce lì. Chiedevano pietà. Vado, vado. Si parte. No, ma mi piace l'idea che sia vario. Poi graficamente è eccezionale. Graficamente è eccezionale, raga. Non gli puoi dire niente. Graficamente ci sta da Dio. Longevità? Boh. Sono tutti Wilson, si chiamano questi. Io ancora non ho giocato con mezzo giocatore reale, mi pare di aver capito. Trev, Wilson, Giacomino, tutti così sono gli utenti. Ah già, ti hai premuto L per aumentare. Ma L verso il basso. Ah, allora forse ecco perché mi veniva scomodo. In realtà io tenevo premuto L3, invece no. Sì, ok, ok, devo tenerlo verso il basso, quindi in penna praticamente, va bene. No, ma vedi anche gli scenari, qua dove siamo? Detroit? No, New York. New York, penso. Ci sta, ci sta. Wow, la statua della Liberty. La Liberty State. Liberty. Sì, lo sto premendo da 6 ore, perché mi annoiano le gare con la. Congratulazioni, il posto è tuo. Yes! Andiamo a parlare delle nostre prossime mosse. Quanto è stato difficile. Andiamo a parlare, così vediamo se abbiamo guadagnato abbastanza popolarità. Soldi che... dal cielo. Cara, ti voglio bene. Ah, ok. Per ora puoi comprare, poi non so se sblocca i percorsi. Ma non so se ci sono le gare online, gli incontri sono solo in free roaming. Veramente? Davvero niente male. GG. Non vedo l'ora di averti in squadra con noi. Hai ancora del lavoro da fare? Ah, gli occhi! Ti insegnerò quello che devi. Cos'è quello schifo? Sarà un lavoro duro, ma i risultati si vedranno in pista, tra le onde e in cielo. No, no. Allora, un mancamento. Questo è il pit. È qui che si riunisce la comunità del pro racing. Ora puoi. Cosa fa? Cosa fa? Quello è Clarence Bishop III, il campione regnante qui. Le corse, queste mi piacciono, queste mi piacciono, queste mi piacciono. Il che spiega. Lei no, il suo atteggiamento. Lei non mi piace. Se inizia a vincere non sarà per niente felice. Clarence è della vecchia scuola. Clarence Bishop III. Molti piloti. Mass Effect Andromeda, è vero? Che occhi sparatissimi. Tu deciderai di testa tua. Non sistemeranno mai. Se per caso te lo stessi chiedendo, c'è un motoscafo col tuo nome sopra che aspetta solo te. No, voglio la Formula 1. E ti tornerà molto utile. Voglio la Formula 1. Gli altri potrai comprarli più tardi. Voglio la Formula 1 ora. No. Quello no. Sì. Non ancora. Vacci piano. No. Prima dovrai vincere un bel po' di gare. Dai. Io volevo la Formula 1, mi fanno cacare le marche. Bisciò terzo. Dov'è Clarence Bisciò terzo? Clarence Bisciò terzo è fantastico. Ah, le Alfa GT mi fa vedere cose fighe, ok. Quindi voglio sbloccare. No, ormai giochiamo. Mi sto divertendo. Cioè, Mi sto allenando. Dobbiamo fare un'altra gara con... dai, queste sono quelle di prova, quindi sì. Va bene. Gratis. La prendo, però la prendo... rossa. Uguale, ho messo solo la striscia su. No, fatti vedere le macchine fighe e poi dicono: ah no, questa non te la do. Se non l'hai notato, ora possiamo montare i video con l'app Live. No, apri la mappa, prego. Naviga e troverai gli strumenti che ti servono. Non mi interessa. Posta un po' di quelle bellezze. Non è una cosa che a un videogiocatore interessa. A uno streamer. Ma lo streamer lo fa con Sony Vegas. Craccato, probabilmente. Ok, Live Extreme Series episodio 2, la proviamo? Non so cosa sia. Ah no, è quella roba dove lui parla tanto. Vabbè, facciamola, così ci divertiamo. Ok, facciamola. Non lo so, io sto facendo tutto roba a cazzo. Andiamo al veicolo, che lui c'ha bisogno di un veicolo. Episodio 2, sì. Siamo fermi qua che lui attiva. Va bene, mi sblocca roba. Ti sta piacendo questo gioco? Ciao Nissan!
ci sta regalando emozioni. Benvenuti nella Gulf Coast, dove siamo pronti per la seconda tappa del Live Extreme Tour. Okay. L'ultima volta abbiamo corso in strada, ma questa volta puntiamo sulla natura. Elicotteri, oh beh. Quanti cacchio di veicoli hanno messo in sto gioco? Possiamo mettere il volume dei personaggi a zero, il tizio zio bro live follow mi sta un facco... Madò, ma guarda queste... No, questa è carina, questa è molto giovane e carina. Vado, eh. Yo, facciamo follow. Facciamo vedere alla gente che noi siamo quelli che avranno i follow quelli belli. Boh, è il gioco che ce lo insegna. Da oggi ve lo dico, faccio follow grabber, perché il Decri 2 mi ha insegnato così. Più follower hai, mi ha detto, più ne avrai. Se hai zero follower, zero ne avrai. Quindi come... niente, non incominciare neanche. Però ne ho uno, sono io. E allora... niente. Credo che non Amici, dovessi tagliare. Che schizza dritto al primo posto. Non può schizzare. Essere considerato uno sfidante? No, perché taglia le strade, è un po' citta. Infatti mi hanno superato tutti. Ehi, cosa spingi, zio? Per questa parte di tracciato abbiamo degli spettatori eccezionali a cui Dinosauri. Abbiamo riservato imprese altrettanto eccezionali. Sapete un gioco bello? I stanno dando il di meglio. Auto? Prepariamoci Split, ad assistere second. A uno scontro tra Bellissimo, gladiatori. Lo giocavo su PSP. Crollava tutto, era parecchio caruccio. Non so se è invecchiato bene, però era figo. Era spettacolare, sì. Tra l'altro, per esempio, c'ho Burnout Paradise. Dovrebbe uscire una remaster, non si è capito se per chi ha già il gioco gli arriva gratis o no. Spero di sì, ma non arriverà mai. Remastered. Dove andiamo noi? Non ci sono le curve. E neanche la strada. Madonna! Quanta sicurezza! Sta lasciando dettare il ritmo agli altri piloti per adesso. Ma cosa stai dicendo? Sono quarto, scemo. Saltano. Ecco vedi! È ora oh. di cambiare disciplina. Ok. Vedi, queste cose mi piacciono. Solo che The Crew 2 è stata geniale, no? Ha mostrato questa cosa qua, fighissima, per carità. Rockstar, che sono dei pezzettini, ha preso l'idea e ci ha fatto delle gare. Una modalità sua. E quindi ormai è una cosa vecchia. Ancora non è uscito il gioco e già questa modalità è vecchia. GG per Rockstar, tra l'altro. E recupera, perché non ci sono curve qui. Le curve siamo noi. All in live qua, quindi in teoria qua si vola forse. Non si vola, ancora no. Io vorrei guardarmi indietro, ma non si guarda indietro. Come faccio a guardarmi indietro? Non so come guardarmi indietro, raga. Non e si può. Si prosegue sulla rampa, dritti in una stupenda distesa d'acqua. L'Aeve è orgogliosa di proporre corse diverse dal solito. I piloti devono essere pronti a tutto per non restare indietro. Hanno solo un'occasione per diventare okay. i migliori. Ma tra l'altro in The Crew 1 non privilegiavano la prima persona. Io vorrei provarla a cambiare la prima persona, ma qui mi sa che ci facciamo male se metto la prima persona. Siccome non mi va di rifarla, aspettiamo dopo, va? Però penso vomitiamo tanto. Però lì in The Crew cominciavi già con la prima persona, qui no. I piloti hanno ancora poco tempo per imporsi nella sezione in acqua. Ah, perché adesso si vola. Dai che si vola, poi mi leggo, eh. Un po' come le gare GTA, esatto, Dav. Il problema è che le gare GTA le hanno fregato l'idea The Crew. E The Crew non hai fatto uscire ancora il gioco, che vuoi? Sporchiamoci un po' le mani. Oh. Cavolo. Accelera, zio.
Siamo ora nell'ultima parte della corsa. Qui i piloti possono scegliere se seguire la strada o tagliare dalle paludi. Tagliamo. E correre nel fango. A loro la scelta. Ah, pensavo si trasformasse. Dai! Fra 9 mesi vedrete un cucciolo di Jeep, raga. E voi eravate presenti nel copulamento. Non siete contenti? Io ho tagliato di brutto. Ho barato? Aspetta, ha detto che il gioco che potevo farlo. Eh no, ma dove cacchio siamo? Dove siamo? Dov'è che c'è sto schifo? Accelera, zio! No, zio Caps. Cioè, se vuoi accelerare, accelera. Magari non guardarmi mentre sei in auto. Ok. Io taglierei. Disse Lemo. Non c'è il cambio. Madonna, ho preso un cristiano. Grazie per aver guardato la seconda gara della Live Extreme Series. Yeah! Ricordatevi di seguirci sui social. No, non fatelo. Grazie a tutti e alla prossima. New Orleans, ma è così messa male. Ah, l'uragano. È vero. Paludi. Sono a Miami. No, New Orleans. Per colpa degli uragani, credo. Ma perché c'è sempre scritto tappa se viene indicata con centinaia di metri? Ma che cosa ne so. Ma cosa ne so, raga? Ma cosa? Ritorno alla guida libera, ma... Non è vero. Quale grafica! Bello, ma cosa è successo? Ah, qua ci sono i drop. Di cui ancora non ho visto niente. Ah, è nell'inventario. Possiamo vederlo l'inventario? Non da qua. No, probabilmente ad andare dal meccanico, eccetera. Allora, facciamo una cosa. Voglio vedere se io metto... Ma scusa, fammi vedere il catalogo. Andiamo sulla Ferrari così. Facciamo gli italiani medi. Non c'è Ferrari. Mi pare che non ci sia la Ferrari. Eccola. Non ci sia... Ah, hai capito. Notevole. Lamborghini. Dov'è la Lamborghini? Dammi, allora, tanto ci sarà assolutamente la... Ah no, beh, ovviamente ci si sono aggiornati. Eccola qua la Gallardo. La Gallardo. Beh, però, dai. Ma invece volevo vedere quelle da Formula 1. E la Madonna! Bella lì. Ma scusate, io adesso no. Formula 1, Ferrari. Scusa, non. Niente. McLaren. C'era la McLaren, l'ho vista prima. Scusa, ma. A questo punto mi chiedo se ci sia tipo la Fiat. Così a caso. Nissan! C'è Nissan, non gli facciamo vedere la Nissan. Facciamo vedere Nissan. La Ferrari. Ho capito. C'è il Monster Truck Nissan. E non vuoi metterci la Skyline? Dai, diventiamo tutti Toretto. Madonna, signori, il Monster. Ma io voglio provarli, sti Monster, raga, dai. No, volevo vedere una cosa. Volevo vedere se io faccio così. No, pilota. No. Dov'è? Veicoli. Se io faccio così, scegli. Non dimenticare che puoi aprire la mappa e vedere se ci sono delle attività disponibili. Va bene. Non che andarsene a spasso non sia divertente. Va bene. Ho preso la 500 Monster Truck, la Camaro. Ma come, l'hai già presa? Così tanta libertà ti dà la beta?
Ah, hai ragione, solo da Red Bull. Può essere. Vediamo un po', vediamo. Stai calmo. Quanto zoom? Ah, torno a piangere. Allora, vediamolo. Dov'è la Toro Rosso? Si dice così, no? Eccola qua. Vediamo. E infatti. Va bene. Quanto costa? 59.000. Ma noi ne abbiamo 260.000. Ma noi la possiamo comprare. Facciamo il test drive. Facciamo il test drive. Madò! Ah, adesso me lo dici? Eglielo! Che dite? GG? E io voglio provare il Monster Truck adesso. Comunque la possiamo comprare. Guido molto meglio così, hai visto? Va là. Oh, beh. Phil Schumacher! Dov'era la Monster Truck? No, voglio sapere dov'è il Monster Truck adesso. Dio santo, però. Allora, Monster Truck. Aspetta, ma lo posso provare? Aspetta, su veicoli, catalogo. Andiamo sulla Nissan, vero? Era su Nissan. Dov'è qua? Nissan. Ok, clicco qua. Vado su... Dove vai tu? No, ho sbagliato. Allora, cos'è che avevi preso tu? La Monster Truck? La 500 Monster Truck? Ah... Ma che schifo! Ma dai, ma ti pare? Ma cos'è sta roba? Cos'è? Ah, vabbè, ma non, ma c'è bisogno? Non c'è bisogno. È tutta smorta, è tutta... Oh, sì, la voglio provare. Test drive. È fighissima. Aspetta, vediamo prima dall'alto. Mamma mia, ma cosa mi hanno tirato fuori? Vado, prima dalla prima persona. Anzi, prima da grande persona. Monster Truck è già fermo. Col nos. Ma la vogliamo finire di prendere gli alberi? A caso poi. Voglio andare nelle zone un po' più così steppate. Un po' schifo. Cioè, no, nel senso caruccia, però. Che cosa dovrebbe significare? Facciamo gli salti. È finita. Non lo so. Allora, usciamo. Usciamo e proviamo a fare qualcos'altro. Che ore sono? Le 18. Adesso vediamo allora. Cosa c'è di bello qua che mi fa vedere? Cosa vogliamo fare? L'episodio 2 l'abbiamo fatto. Poi queste robe blu così strane. Pro Racing. Facciamo il Pro Racing, dai. Touring Car e Air Race. Se no quell'altro che è? L'altro che è? E non me lo fa vedere. Freestyle. Con Monster Truck. Monster Truck, signori. Come mai? Io come ho fatto sti soldi? Scusami, Dav. Com'è questo veicolo? No, io volevo fare... Cosa? Ah, ma no, è un concessionario. Io pensavo fosse una... Una lista di gare. Allora no, pensavo fosse una lista di gare. Non ho capito. Ma penso di sì invece. No, ho sbagliato. Che fa, mi hai fatto male.
Come fa uno a capirlo? Scusa, è questo qua che ho cliccato che era? Freestyle... È il post, no, è solo il post, ok, niente. Allora, le gare, qua c'è un una gara acrobatica. Street race... facciamo una gara aerea, dai. Facciamo una gara aerea. La facciamo difficile. No, non ci voglio. Raggiungi. Ne ho 250.000. Io quanti ne ho? Benvenuto nella Monument Valley, uno dei luoghi più belli del paese. Nonché un posto dove puoi spingerti oltre i tuoi limiti o se non altro scoprire quali sono. Dai, facci partire, facci partire. Scusate, sto cercando di capire se mi hanno mandato dei messaggi. Merda, sì. Allora, dopo questa vi saluto, così vado a vedere se mi hanno mandato della roba da fare. Probabilmente ho della roba da fare, anche lavorativamente parlando. Saliamo su. Roll. Era questo. Uno. E due. E poi il loop. Quindi quando è che finisce il loop? Loop esterno? No, è un classico loop. Ah, era al contrario. Porca miseria. Dal 21 al 24 la beta, ma dopo oggi penso che per me finisca la beta. Non stai correndo rischi. Lanciati. Vola più hai vicino. Hai ragione. Ma sei obbligato a farlo se non vuoi. Ti sta solo sfidando per vedere di che pasta sei fatto. Madonna mia, fastidioso che siete. Vediamo se riuscite a fare questa cosa qua. No, dai, ma devo seguire quello che mi dice lui? Che palle. Ma di una noiosità esagerata. Sì, così si fa. Rischia tutto. C'è Jerry Scott, ci mettiamo anche Jerry Scott. Ok. Toccate fuga cos'è? Toccate fuga. Tocca a terra e torna immediatamente a volo. Come tocca a terra? Ci proviamo, ma non so se ci riusciamo. Uno. E due. E i roll. Boh. Quando voglio, sono capace di volare a bassa quota e a testa in giù. Un giorno forse ci riuscirai anche tu. Chi lo sa? Ma lo faccio adesso, guarda che lo faccio adesso. Lo sto facendo adesso, chi lo sa? Chi lo sa chi lo sta facendo? Io lo sto facendo. A bassa quota. Ah, non lo sto facendo io? Eh? Mi ha sfidato. E su! Mi sfida, no? Ok. Noia. Le cose aeree sono noia. Perché non mi fai fare delle gare con gente? Non sto neanche più toccando. Spero si schianti. Cosa succede se si schianta? Per farti capire dove sei finito, sappi che qui è pieno di piloti strepitosi che sanno diventare insopportabili e viziati. Hai presente i figli di papà a cui piace fare feste? Ora che non pensano ai follow, perché loro i soldi ce li hanno già. Noi siamo del ghetto, della strada, dobbiamo diventare ricchi senza lavorare seriamente. Se abbiamo un aeroplano, possiamo fare cose pazzesche. A parte che come l'hai tirato fuori l'aeroplano? Vediamo cosa succede se esplodo. Ragazzi, io vi ringrazio per averci seguito. Questo è stato un bel momento di live.
probabilmente non vedrete mai una chiusura live come questa qui, quindi grazie a tutti, ci vediamo stasera da Carla Cartacea. Non è successo veramente. Non esiste lo schianto? Va bene, io non ho parole. Io pensavo di fare una chiusura molto carina. E le clip. Vediamo solo quella lì. Che collisione di merda. Vediamo, allora, cambiamo schermata. Eccola qua. Perfetta, questa è la schermata giusta. Voglio andare a vedere effettivamente quello che avete creato. Quella clip lì deve essere fantastica, la voglio vedere assolutamente. Ok, Twitch, cara Twitch. Oh la 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 la. Voi non vedete ancora Chrome? Perché c'è ancora il gioco, ok. Allora, siamo su Twitch. Vado sulle mie clip e poi le faccio vedere. Ah, no, si sentono cose. Va bene, clip, eccole qua. Allora, vediamo cosa avete creato. E ve le faccio vedere, ovviamente. Ve le faccio vedere. Aspetta. Eccoci qua. Allora, cosa sto vedendo? Cos'è questa roba qua? Lo sguardo di Pippo Franco. Vabbè, quella la vediamo poi. Allora, la clip bella era quella con questo. Cose incredibili. Chi l'ha girata? Ligo! Dai, Ligo, vediamo cosa hai creato di bello, Ligo. E poi con Pugbee. Grazie, Pugbee! Guardalo. Guardalo. No, Pugbee, hai fatto la cosa più sbagliata. Guardalo! Clippate tutto. Ha fatto un moonwalk. È bellissimo, ragazzi, un moonwalk. Questo rientrerà ufficialmente. Aspetta, lo voglio rivedere. Entrerà ufficialmente. No, Barbie, hai fatto la cosa più sbagliata. Guardalo. Mia voce è odiosa, scusatemi. Entrerà ufficialmente sulle clip belle, quelle importanti. Impressionante sto internet. Ah, hai visto le cose, Allora, vediamo un po' chi c'è. Facciamo un ride. Allora, oggi sono da ride a utenti veri, non ride ignoranti che poi si chiudono il canale. E facciamo un ride alla seconda ragazza di Utopia Gaming che seguo il canale. Vabbè, non volevo incespicarmi mentre lo dicevo, ecco, volevo sembrare un po' più cavaliere, invece no, sono un cretino. Comunque, io farei un raiduccio alla nostra amica... Ah no, aspetta! Perché al coso chiuso, no, cavolo, al coso solo per i follow, verrebbe un po' così, porca miseria. Vediamo un po' chi c'è, Utopia, per forza. Non saprei. Magari evitiamo il loop, grazie ragazzi, lo evitiamo. Mettiamo tutti il follow. No, è brutto. No, è bruttino perché volevo fare un ride caruccio dove appunto la gente pubblica e spamma, però dovrebbero mettere il follow e mi pare un po' bruttino da fare così. Allora lo facciamo a Utopia e diamo fastidio a Utopia, ecco. Diamo fastidio a Utopia con un comando ride ignorante, ovviamente. Quindi facciamo Utopia Gaming ASD e il nostro primo ride ignorante della vita a Utopia Game sarà, vediamo, capezzolo volposo, anzi capezzolo peloso. Andiamo proprio di cattiveria su giro, peloso, così perché ci piace, perché la volpe è pelosa. Quindi se qualora loro non apprezzassero l'hashtag, noi giustifichiamolo che perché la volpe è pelosa e quindi siccome capezzolo volposo è un po' bruttino, capezzolo peloso è molto più divertente. Quindi, hashtag capezzolo peloso, qualcuno me lo pubblichi in... Anzi, facciamo così, Ctrl C, capezzolo peloso,
Utopia la chat solo follow? Ma anche loro? Ma no, ma che è stata di? Dai, ma raga, ma sta cosa della chat solo follow? Ma che è? E non mi fate fare i raid così. Cioè, siamo sicuri? Siamo sicuri? E allora non so. Il maestro. Non c'è. Ah, c'è il maestro. No, il maestro no. Che okay, si incazza il maestro. Va bene. Non avete messo il canale only follow. Vabbè. E allora niente raid. Ma pare brutto. Ma aspetta, facciamo una riavviata così veloce. Vediamo se c'è qualcuno che magari è spuntato dopo. Aspetta un attimo. Siete sicuri? Siete sicuri di ciò? Perché se siete sicuri io non posso farlo effettivamente. Aino! Però Aino sta giocando a World of Warcraft. E non è in fase ignoranza, Aino. Vabbè, dai, lo facciamo a Blonde Warrior. Fa niente, dai, niente. Il raid, se riuscite a scrivere, fate hashtag... hashtag... Non capezzoli, sennò è un casino. Hashtag con Blonde, facciamo hashtag... hashtag raid ignorante diverso. Hashtag raid ignorante diverso. Raid ignorante diverso. La gente capirà. Ciao, Super Gear! Ciao! Allora, quindi, io faccio partire il raid a Blonde Warrior 15. Gioca LOL. A me LOL, sapete cosa ne penso, ma fa parte di Utopia Gaming, quindi supportiamo anche gli streamer di Utopia Gaming. E non Utopia Gaming perché è pezzo di... No, scherzo, anche Utopia Gaming, ma a sto giro facciamo Blonde. Quindi, raid partito. Ciao Super G, ciao a tutti. Vi farà, probabilmente non vi farà scrivere a tutti, dovete far parte dei follow, eccetera. Comunque, qualora riusciste a scrivere, l'hashtag è quello che ho scritto prima. Raid ignorante diverso, non mi ricordavo più, non mi ricordavo più. Grazie ragazzi, ci sentiamo da Carla stasera e poi domani mattina con The Sims. The Sims, segnate The Sims domani mattina. Grazie ragazzi, siete stati tantissimi, vi voglio bene. Volemos tanto bene.